Ciao e benvenuti sul mio canale. In questo video andremo a provare tre controller per striscia LED che mi sono stati inviati dagli amici della Atom. Questi controller arrivano già col software VLED preflashato e sono plug and play. Non c'è bisogno di cose strane, non c'è bisogno di saldature. Una volta connessi alla vostra rete, li collegate ad un alimentatore, collegate la striscia LED e siete pronti ad usarla. Se volete dare una mano al canale per far sì che cresca sempre di più, vi chiedo di iscrivervi, lasciare un mi piace e lasciare un commento. Io vi auguro buona visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Procediamo subito all'unboxing dei tre controller che mi sono arrivati. Il primo che andremo a vedere è il modello LS3P. All'interno della confezione troviamo il controller. È un manualetto di istruzioni che vi spiega come collegarlo alla vostra rete. Andiamo ad aprire anche il secondo, questo è il modello LS4P. All'interno della confezione, oltre al controller, troviamo un piccolo cacciavite per andare a stringere i morsetti a vite che sono davanti e dietro, due connettori per striscia LED, uno a 4 pin e uno a 3 pin. Per finire il solito manualetto di istruzioni. L'ultimo controller che andremo a vedere è il modello LS8P. All'interno troviamo il controller, due connettori per striscia LED, 3 pin, 4 pin, il cacciavite e anche qui il manuale di istruzioni. Vi ricordo che questi tre controller sono controller utilizzabili solo con striscia LED indirizzabili, quindi striscia LED digitali. Chi volesse utilizzare striscia LED analogiche o volesse delle particolarità diverse può consultare il sito della Atom e sicuramente troverà il controller più specifico per le sue esigenze. Prima di andare a vedere nei dettagli ogni singolo controller e di andare a fare i vari test, andiamo a vedere come si collegano alla rete domestica. Il principio di collegamento è uguale per tutti i controller Atom. Visto uno, poi la procedura è la medesima anche per tutti gli altri. Prendiamo come esempio il modello LS8P. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è connettere l'alimentazione. Dopodiché ci spostiamo sul nostro PC, andiamo nella barra delle applicazioni e premiamo sul simbolino del Wi-Fi. A questo punto andiamo a aprire l'elenco delle reti disponibili e tra le varie reti vedrete che ve ne compare una chiamata VLED seguita da una sigla. Questa è la rete che ha creato il vostro controller, per cui ci andiamo a connettere. Una volta connessi vi comparirà questa pagina. Premiamo su Wi-Fi Setting, qui andremo a inserire il nome della nostra rete e qua la nostra password. Intanto che ci sono vado a cambiare anche il DNS, lo rinomino LS8P che è il modello del controller, questo per andare a identificarlo una volta collegato o tenerlo diviso quando li colleghiamo tutti assieme. Fatto questo premiamo su Save Connect, attendiamo che il dispositivo si riavvii, a questo punto mi vado già a connettere direttamente col mio nuovo DNS per cui LS8P.local. E come vedete da questo momento sono all'interno dell'home page del software VLED dal quale potrò andare poi a fare tutte le varie configurazioni. Andiamo ora a vedere nello specifico l'LS3P. È un controller molto semplice, infatti abbiamo sulla parte frontale la presa d'alimentazione che è un USB Type-C, può essere alimentato solo a 5 volt. Abbiamo poi il pulsante di accensione e di spegnimento. E per finire il cavo di alimentazione che è un cavo a 3 pin. Quindi come potete ben capire può alimentare solo LED che funzionano a 5 volt 3 pin. I suoi punti di forza sono la praticità, la sua facilità di utilizzo e le dimensioni, che come avete potuto vedere sono veramente molto contenute. Misura infatti 44,5 mm di lunghezza per 23 di larghezza e per soli 9 mm di altezza. Andiamo ora a vedere come è fatto al suo interno, questa è la parte posteriore.
Nella parte superiore troviamo un SP32C3, quindi un buon microcontrollore, e un lever shifter per amplificare il segnale dei dati. Questo permette di avere meno disturbi ed effetti molto fluidi. Non fatevi ingannare dall'aspetto, perché se anche molto piccolo, comunque il suo interno monta un SP32, quindi capace di gestire una striscia LED da 300 LED oppure una matrice. È una 16x32, quindi 256 LED totali VS2812B, e anche in questo caso, come state vedendo, gli effetti sono estremamente fluidi e non c'è la presenza di nessun tipo di disturbo. Ora, la corrente massima che può supportare questo controller sul sito dell'Atom non viene indicata. Io ancora non ho potuto fare questo tipo di prova, però siccome lo vedremo in altri video, sicuramente vi terrò aggiornati. A proposito, piccolo appunto, non utilizzate mai le strisce LED arrotolate. Se lo fate, fatelo solo per pochi minuti, perché i LED, essendo arrotolati su se stessi, si scaldano, non riescono a dissipare il calore, quindi o rovinate la striscia o addirittura la potete anche bruciare. Come alimentazione possiamo utilizzare i classici alimentatori da smartphone, quindi quelli che vanno collegati a muro, oppure possiamo collegarci a una qualsiasi presa USB. Tenete presente che le prese USB, tipo quelle ad esempio dei PC, supportano mediamente un massimo di 500 mAh. Quindi quando lo collegate, che sia il PC, che sia una presa muro, che sia un altro tipo di USB, andate sempre a impostare il limitatore di luminosità sull'effettivo amperaggio che vi può fornire quel tipo di alimentazione. Ultima cosa che vi voglio far vedere, penso anche la più interessante, ed è quella per cui potremmo scegliere questo tipo di controller a differenza di altri, è la possibilità di collegarlo direttamente a un power bank e rendere quindi tutti i vostri progetti portabili, quindi trasportabili in giro. Logicamente anche il power bank ha dei limiti, ma questo vi anticipo già, lo andremo a vedere in un video futuro dove vi mostrerò come collegarlo, come calcolarne la durata e tantissime altre cose. Cosa andare a impostare per questo tipo di controller? A parte la configurazione iniziale per connettersi alla vostra rete Wi-Fi, che dovrete fare solo la prima volta, poi si collegherà in automatico, quindi non dovrete mai più rifarla, andiamo su Config, LED Preferences. Come dicevamo prima, andremo a impostare la massima corrente assorbita e la lunghezza della vostra striscia LED. Definiti questi due valori, siete già pronti per utilizzare il vostro controller. Quindi, come avete visto, anche i settaggi sono estremamente veloci e semplici. Il prossimo controller che andremo a vedere è il modello LS4P. Al suo interno troviamo un microcontrollore SP8266 e, cosa molto importante, abbiamo un fusibile da 16A e un relè anch'esso da 16A. Questo relè garantisce il fatto che nel momento in cui andiamo a spegnere le nostre strisce venga tagliata l'alimentazione, quindi non rimangano più in tensione. Esternamente abbiamo due morsetti a vite che ci permettono di collegare positivo e negativo dell'alimentazione. Questo controller accetta alimentazioni da 5 a 24 volt, quindi tutta la gamma delle strisce LED, e la corrente massima che può fornire è di 16A. Abbiamo inoltre il pulsante di accensione e spegnimento collegato direttamente al relè. Dalla parte opposta troviamo un unico canale per collegare strisce LED, e più precisamente possiamo collegare striscia LED a 3 pin, quindi alimentazione, dati e ground, oppure possiamo collegare strisce tipo le APA 102, che si differenziano dalle altre perché hanno in più anche il pin di clock. Per fare questo possiamo utilizzare i connettori che ci vengono forniti in dotazione, quindi a 4 e 3 pin. Al suo interno troviamo l'SP8266, il relè da 16A e il fusibile da 16A. Come prima prova abbiamo collegato 10 metri di striscia LED per un totale di 600 LED VS2812B a 5 volt, sui quali non è stato fatto nessun tipo di power injection. Il consumo si attesta intorno ai 2A e, come vedete, gli effetti sono estremamente fluidi e non presenta nessun tipo di disturbo. Per completare i test sui LED a 5 volt andiamo a provare anche le matrici.
Ne abbiamo collegate due da 256 LED l'una, quindi un totale di 512 LED VS2812B. E come potete vedere, nonostante il carico abbastanza importante per un SP8266, se la cava senza problemi. Gli effetti sono estremamente fluidi e non si nota nessun tipo di disturbo. Come seconda prova ho collegato una striscia VS2811 da 12 volt. Purtroppo me ne era rimasto solo un metro, quindi sono 30 LED per un consumo che si aggira intorno agli 0,12-0,13 A. Questo chiaramente dovuto al fatto che la striscia sia relativamente corta. Anche qua, come state vedendo, non si manifesta nessun tipo di problema e quindi la gestione delle strisce a 12 volt funziona in maniera corretta. Ultima prova, striscia LED VS2812 COB. È una striscia da 720 LED al metro, quindi sono 2 metri per un totale di 1440 LED a 24 volt. Anche con questa tensione, come vedete, il controller se la cava egregiamente, quindi effetti fluidi e assenza totale di disturbi. Impostazioni da andare a settare: dovremo andare a indicare la potenza massima assorbita in base al tipo di alimentatore che stiamo utilizzando, il tipo di striscia LED che vogliamo andare a collegare e la loro lunghezza massima. Attenzione a non farvi trarre in inganno da questo LED voltage, quindi la massima corrente che può assorbire ogni singolo LED. Anche se utilizzate striscia 24 volt, ogni singolo LED continuerà sempre ad assorbire 5 volt. Quindi mi raccomando, non cambiate mai questo valore. Altra impostazione eventualmente da andare a settare è se dovete utilizzare delle matrici LED. Per questo esiste un apposito menu che trovate sempre in setting che si chiama 2D Configuration. Se volete approfondire l'argomento vi lascio qui in alto il link di un tutorial che ho fatto e potete trovare sul mio canale. Bene, andiamo ora a vedere l'ultimo controller, che è il modello LS8P. Questo monta un microcontrollore SP32VROM e lo rende quindi il più potente dei tre. Analogamente al modello LS4P, al suo interno troviamo un relè e un fusibile da 16 A, ma differisce da quest'ultimo perché monta anche un microfono digitale. Questo vuol dire che potete usare tutte le funzionalità e gli effetti audio reattivi. Sul lato alimentazione, oltre al classico connettore a vite per andare a fissare positivo e negativo, troviamo anche una presa per jack da 5,5. Per intenderci, sono questi qua. Accetta tensioni che vanno da 5 a 24 volt, quindi copre tutta la fascia delle strisce LED, e può erogare un massimo di 16 A o 384 watt. Troviamo poi inoltre una presa per andare a connettere un sensore a infrarossi, questo perché al momento dell'acquisto potete scegliere se acquistarlo con telecomando o meno. Sul lato connessioni troviamo un'uscita a due canali. Questo ci permette di connettere le classiche strisce a 3 pin, quindi ground, dati e alimentazione. Come vedete, i pin, essendo due canali, sono tutti sdoppiati. Oppure possiamo connettere le strisce tipo le APA 102, in quanto sono presenti i due pin di clock. Sulla parte frontale troviamo il pulsante di accensione e spegnimento, che è connesso direttamente al relè da 16 A. Andiamo ora a vedere come è fatto internamente. Questa è la parte posteriore, mentre sulla parte frontale troviamo il microcontrollore, l'SP32, il relè da 16 A e il fusibile da 16 A. Cominciamo quindi le nostre prove, andiamo a collegare le due matrici, sono un totale di 512 LED VS2812B a 5 volt. Come potete vedere anche voi, non c'è nessun tipo di problema e gli effetti sono estremamente fluidi. Questo tutto sommato già ce lo aspettavamo, perché se non abbiamo avuto problemi col modello LS4P che monta un SP8266, a maggior ragione con questo che monta un SP32, quindi molto più potente, non ne dovremmo avere. Se volete potete collegare anche più di due matrici, tenete però presente che sarà necessario effettuare un power injection. Abbiamo ora collegato anche due strisce LED, sono due strisce VS2812B da 300 LED cada una. Quindi in questo momento abbiamo 300 LED su un canale e 300 LED sull'altro.
Come potete vedere, anche in questa configurazione non c'è nessun problema. Ho collegato altre due strisce LED, quindi abbiamo un totale di 1200 LED, 600 LED per ogni canale. Sono andato a fare un power injection sulla parte finale, per cui le strisce vengono alimentate dalla testa e dalla coda tramite queste morsettiere, che sono molto comode soprattutto se volete fare degli attacchi volanti e non avete voglia di saldare i cavi. Nel caso vi dovessero interessare, vi lascio i link in descrizione. Come vedete, gli effetti sono fluidi e non ci sono problemi. Io comunque consiglio di non superare i 600 LED totali. Questo perché superare questa quantità significa dover andare a fare un power injection. Se non sapete che cos'è e come si fa, lasciate stare perché rischiate di andare a fare dei seri danni. Ho collegato anche la striscia da 12 volt e come potete vedere anche qua gli effetti sono molto fluidi e non ci sono problemi. Chiaramente, vista l'esigua lunghezza della striscia, il test che abbiamo fatto è solo più che altro per vedere la compatibilità del controller con quel tipo di tensione. Ultimo test che andremo a fare, striscia COB da 24 volt. Anche qua effetti fluidi senza nessun problema. Quindi piena compatibilità del controller anche per i 24 volt. Impostazioni da andare a settare, dovremo andare a indicare la potenza massima assorbita in base al tipo di alimentatore che stiamo utilizzando, il tipo di striscia LED che vogliamo andare a collegare e la loro lunghezza massima. Bene, conclusioni finali. Dopo averli provati tutti e tre, posso dirvi che sono tutti degli ottimi controller. L'LS03 nello specifico è il più piccolo, è veramente molto compatto, lo potete utilizzare dappertutto, soprattutto in spazi molto ristretti. Inoltre ha il grosso vantaggio che lo si può collegare a un power bank e quindi rendere portatili tutti i vostri progetti. L'LS4 funziona benissimo, non mi ha dato nessun tipo di problema. Però tra l'LS4 che monta un SP8266 e l'LS8 che monta un SP32, per pochi euro in più io sicuramente andrei a comprare l'SP32. Questo perché? Perché è un microcontrollore molto più performante, inoltre ha la possibilità di montare un microfono digitale, cosa che l'SP8266 non può fare. E quindi con l'LS8 abbiamo anche la possibilità di avere tutti gli effetti audio reattivi. Bene, con questo video spero di avervi fatto vedere più nello specifico questi controller. Ringrazio Atom per avermeli mandati. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare il mi piace e lasciare un commento. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!